Buonasera, signori. Buonasera. Questa sera dobbiamo dare una spallata decisiva a questo gioco. Anche perché bisogna cominciare a muoversi per chi vuole portare pure altri giochi in single player. Quindi stiamo ancora da troppi mesi qui su Mass Effect 2. Quindi bisogna un po'. Comunque sia, mi ricordo che oggi è uscito su YouTube un video sul canale di Tortillas. Allora, il titolo può sembrare ingannevole e così lo è perché io ho scritto la prima caccia seria, ma caccia seria sto cazzo, insomma. È un po' alla Ras de Gun, diciamo, ecco. Si è smontato tutto, aspettate. Ok, si è smontato effettivamente tutto. Dicevo, però è il primo di una lunga serie di video che faremo su Phasmo. Ci tengo, perché incominciamo a capire alcune meccaniche di gioco, incominciamo a anche capire come scappare. Quando ci caccia, cominciamo a capire cose. E quindi vorrei che diventasse una serie cardine del nostro canale. Perché comunque il gioco è bello, mi piace. Allora, dovrei aver rimesso a posto tutto. Che dire? Niente, andiamo, io direi, andiamo subito aggressivi live, subito, vai così. Allora, live. Tanto sappiamo tutti che lo prende il gioco, poi dopo non lo prende più, non so perché. Sto avviando. Yes. Allora. Io ti dico che siamo quasi arrivati pure alla fine di Mass Effect 2, eh? Poi c'è Mass Effect 3. Mass Effect 3 credo si sia ri... si abbia resentato... E vabbè. Si sia arrivato alla perfezione con Mass Effect 3. Secondo me. BioWare. Continua, continua, dai. Abbiamo fatto la Quarian, mi pare Italia, abbiamo fatto la missione di Italia, mi pare. Se non sbaglio. No, abbiamo fatto la missione di Tane. Di Tane, Tan. L'assassino. Che è tutto questo casino? Il problema è che non abbiamo fatto Samara. Io ce lo sapevo. E ah, questa era la ladra Garrus. Queste invece erano sì. Vabbè, ok, vai sulla cittadella e richiedi udienza al consiglio. Io come richiedo udienza alla cittadella? Sì. Devo andare. Se ti serve altro, fammelo sapere. Allora, livello 27. Sapete una cosa? Che io con questa tipologia di cittadella non mi ci sono mai trovato tanto bene. Ah, sta là il viaggio rapido. Ok.
Presidium. Presidium, proviamo ad andare a Presidium. Shepard, bentornata tra i vivi. Non ero sicuro che avessi ricevuto il mio messaggio. È passato di tempo, capitano. Ora sono consigliere. Ho dovuto rinunciare al comando quando sono entrato nel consiglio. Sono lieto che tu sia qui, anche se speravo nella presenza del resto del consiglio a questo incontro. Sfortunatamente è raro che mi ascoltino. A volte mi chiedo se Udina non sarebbe stata una scelta migliore per questo ruolo. Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile, ma io la conosco. Lei porta sempre a termine le cose. Grazie per la tua fiducia, ma dubito che Udina la condividerebbe. Sostiene che dovrei migliorare le mie capacità diplomatiche. Ancora non mi è chiaro il motivo della sua convocazione. Dopo il tuo ritorno sono circolate diverse voci. Alcune di esse francamente sono un po' preoccupanti. Volevo lasciarti la possibilità di spiegare le tue azioni, convincere il consiglio a vedere le cose dal tuo punto di vista, ma si sono rifiutati di incontrarti. Durante l'attacco della Sovereign alla cittadella, hai lasciato morire il precedente consiglio. Ah, sì. Ritengono che metterai gli interessi degli umani prima di quelli della galassia. Le voci secondo cui lavoreresti per Cerberus non hanno aiutato. Che cosa stai combinando? Cerberus sembra essere l'unico gruppo interessato alla scomparsa dei nostri coloni. Sono addolorato per quei coloni, Shepard. Ma si sono stabiliti nei sistemi Terminus per sfuggire all'alleanza. Non possiamo proteggerli. Ma tu puoi farlo. O perlomeno stai provando a farlo. E ho l'impressione che ci sia sotto dell'altro. I collettori stanno rapendo i nostri coloni nei sistemi Terminus. E io credo che lavorino per i razziatori. I collettori? Non l'avevamo considerato. Abbiamo pochi dati su di loro. Ci sono sempre sembrati una minaccia lontana. Se lavorano per i razziatori, la cosa è seria. Ma potrebbe non essere abbastanza per smuovere il consiglio. Gli altri hanno trascorso gli ultimi 2 anni a convincersi che i razziatori non esistono. Ho cercato di diffondere la verità, ma loro non vogliono vederla. È più facile credere che la Sovereign fosse una nave da guerra dei Geth. Scusate, un attimo... No, niente. Lei sa quale minaccia rappresentino i razziatori. Ci dovrà pure essere qualcosa che può fare. Toccherà a te fermare i razziatori, Shepard. Io posso soltanto offrirti un titolo, se lo vuoi. Posso reintegrare il tuo grado di spettro. Non vincerò un concorso di popolarità, ma non possono opporsi. Il titolo non è mai stato ufficialmente annullato dopo la tua morte. Inoltre sei ancora un'eroina per l'umanità. E il Consiglio sa bene quanto sia pericoloso ignorare la nostra opinione. Mobio. Accetterò qualsiasi aiuto mi venga offerto, amico mio. Provenendo da lei, sarà apprezzato come la prima volta. Non ci sarà la stessa cerimonia e sarà più simbolico che utile, ma ha pur sempre il suo peso in certi ambienti. Il resto dipende da te. Terrò il Consiglio e l'Alleanza alla larga da te. Non dovrebbe essere troppo difficile finché opererai nei sistemi Terminus. Anderson, dobbiamo parlare di... Shepard, cosa ci fa lei qui? Non le capita spesso di vedere un fantasma, Udina? Avevo sentito dire che era viva, naturalmente, ma non mi aspettavo che sarebbe tornata sulla cittadella. Spero che non abbia fatto sciocchezze, consigliere, come ad esempio organizzare un incontro con il Consiglio. Potrebbero esserci diverse conseguenze politiche. Non devo risponderne a lei, Udina. Perché non torna nel suo ufficio e ci riflette un po' sopra? Ma certo, consigliere. Buona giornata a entrambi. Mi dispiace, Udina non ha mai accettato il fatto che io abbia ottenuto una posizione nel Consiglio e lui no. A volte devo ricordargli qual è il suo posto. Udina fa solo il suo lavoro. Vero. Ha la sua utilità. Se vuoi qualcosa sulla cittadella, lui sa come ottenerla. Inoltre è sempre felice di partecipare a tutte quelle occasioni formali che io detesto. Quanto ci è voluto per riportare questo posto alla normalità dopo la battaglia? Ci stiamo ancora lavorando.
Le principali aree commerciali e gli agglomerati più popolati sono completi, ma i lavori per il ripristino totale sono in ballo da 5 anni. I custodi riescono sempre a sorprenderci. È come se le nostre riparazioni fossero un fastidio. Noi costruiamo una nuova paratia grezza e dopo qualche giorno loro l'hanno resa perfetta. Non sembrano così forti e non so proprio da dove prendano tali risorse, ma non ce l'avremmo mai fatta senza di loro. Mi sorprende che nessuno riconosca che la Sovereign non è tecnologia Get. Non hanno esaminato il relitto? Non è rimasto molto da esaminare. Diversi pezzi si schiantarono sulla stazione. Fu il caos, con tutte le razze intente a setacciare gli agglomerati in cerca dei morti. Recuperammo il possibile, ma tra i custodi e i recuperi non autorizzati non siamo riusciti a salvare neanche la metà della nave. Un'altra ragione è che non vogliono ammettere la verità sulla Sovereign. Ho incontrato Kaidan Alenko su Horizon. Ha detto che stava indagando su Cerberus. Lo so, ho approvato io stesso la missione. Dovevamo scoprire chi c'era dietro la scomparsa dei coloni. Non potevo rivelare nulla senza compromettere le indagini. Mi dispiace. Credevo che fossimo amici. Non pensavo che avrebbe agito alle mie spalle. Allora non sapevamo di te. E anche se fosse, non te l'avrei detto. E se l'uomo misterioso ti stava manipolando, se ti stava mentendo? I rapporti hanno confermato la tua storia. Non mi fido ancora di Cerberus, ma avevano ragione sul coinvolgimento dei collettori nel rapimento dei coloni. Sfortunatamente Alenko non ha trovato niente che possa convincere il Consiglio del coinvolgimento dei razziatori o della loro esistenza. L'ultima volta che ci siamo visti stavamo ancora affrontando i superstiti. Sono sempre più disorganizzati. È da tempo che non viene più definita guerra, è più un lavoro di pulizia. Non vanno comunque sottovalutati, ma sono mesi che non subiamo perdite. Appena una nave civile individua un'enclave, inviamo una squadra a ripulirla. Non sono più gli spauracchi di un tempo. Come sono stati questi ultimi 2 anni? Lavorare nel Consiglio non è come avevo previsto di trascorrere la vecchiaia. A volte mi sembra di sbattere la testa contro un muro. Conoscere la verità sulla Sovereign è un peso. Mi provoca degli incubi. Non posso biasimare gli altri se non vogliono crederci. Ma so quanto sia importante. Perciò continuo a provare. Combatto per la giusta causa, no? Lasci perdere Udina e Consiglio. Si unisca al mio equipaggio e ci aiuti a fermare i collettori. Sono troppo vecchio per correre in giro per la galassia. Ah, peccato. Nonostante le mie lamentele, ho un lavoro importante da svolgere qui. La prima linea è responsabilità tua. Devo andare. Ma certo, Shepard, capisco bene. Vorrei poter fare di più per aiutarti. Ma se mai vorrai parlare, sarò qui. Fammi soltanto un favore. Fa sì. Attenzione. Non fidarti di Cerberus. Scusa, io dove sono? Ah, io sono proprio un culone. Allora, noi dobbiamo fare le missioni per... mi dispiace. Non si doveva si tanisse. La spia che ha tradito la sua squadra. L'ultima volta, stasso. Nella cittadella. Oblio. Dove cazzo sta Oblio qua? No, ma la Normandy, perché non mica ho capito. Bella de bozza! Dovrebbe essere visto. Luogo al sole! È il momento di una jolly cooperation!
Allora, oh no, aiuta Carlos. Cazzo. E dove cazzo sta questo bastardo? Forse devo scendere con Garrus allora. O però scende con Garrus. Magari. Che palle, che palle. Cominciamo già a incastrarsi, eh? Comunque la città dell'anno sempre cambia nel corso di tutti e tre i giochi. Allora, Garrus. Kasumi, provamola sta Kasumi. Salute più 20 danni, eh. Letale. Eccolo, eccolo del bonsai. Sta in forma stasera, ragazzi, sta in forma, eh. Questo recluta è un proiettile di ferro da 20 kg. Prova a sollevarlo. Ogni 5 secondi il cannone principale di una corazzata di classe Everest accelera uno di questi. Di classe Everest? Cioè? Della luce. Il suo impatto Posso aiutarla, signore? No. No, grazie, sono solo il prossimo. Mi serve per la cavina. Bentornata, Shepard. Sono passati 2 anni, oh, 3 mesi e 17 giorni dalla tua ultima visita alla cittadella. Madonna. Questo è il servizio di trasporto dell'agglomerato Zakera. Le navette pubbliche e i negozi sono disponibili oltre il cordone di sicurezza dell'SSC. L'ambasciata dell'Alleanza ha stabilito alcune disposizioni di transito per i visitatori umani della cittadella. Desideri ascoltarle? Per il momento è tutto. Grazie per aver utilizzato. Allora, ah sì, però mi dovete dare una mano, cioè. Dica. Oblio. Oblio, quando cazzo sta? Forse locale Dark Stark. Mi viene da pensare al locale Dark Stark, allora, oblio. Non che sia proprio... Ecco, già ho sbagliato, vabbè, vediamo un attimo. Cosa desideri? Hai sentito qualche voce interessante da queste parti? Io servo solo da bere. Se vuoi sapere cosa succede in giro, ascolta i notiziari. Non capisco perché gli umani me lo chiedono sempre. Manca che cazzo. Fammi sapere se cambi idea. Dark Stark. Qua? Non sto capendo. Queste ballano. Progetti per la costruzione della flotta della nuova unità di difesa alleata della cittadella hanno raggiunto
Non so proprio. Va di. Sentire la sua storia, Shepard. Livello 28. Un attimo. Non riesco a credere a questi umani. Una lista nera. Cos'è diventato questo luogo? Mamma mia, cazzo. Sapete che io mi sto perdendo. Qua è il 26. Questa sei. Mi dispiace, sto cercando di prendere una deposizione. Non c'è niente di cui parlare. Ha rubato il mio creditometro. Arrestala! Non è vero, solo perché sono un Aquarian. Deve calmarsi e fare un bel respiro. Ti stai facendo beffe di me, terrestre? Solo perché i Volus hanno bisogno di... Mi sono espresso male, signore. Le chiedo scusa. No. Andiamo. Fai attenzione. Gran cazzo. Irashimas! Benvenuto alla Saronis Application. Ti conosco? No, ma io conosco lei. Persino un Anar rimbambito si ricorderebbe dell'umana che ha affrontato i Geth. Pensavo che fosse morta. Già, me lo dicono spesso. Prego, dia pure un'occhiata al negozio. È un piacere averla qui. Sai, uso parecchi software nel mio lavoro. È una vergogna che così poche persone comprendano il loro equipaggiamento. Oltre alle ovvie interfacce punta e vai, voglio dire. Non crederesti a ciò che mi tocca sentire. Perché la nave fa inversione? Siamo solo a metà strada. Oh, la capisco. Sai, mi piacciono i tuoi prodotti. Potrebbe interessarti la sponsorizzazione dell'umana che ha sconfitto Saren? Ne sarei onorato, ma non credo di poterla pagare. Non preoccuparti di questo. E se ci mettessimo d'accordo per uno sconto? Ma certo, deve solo parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Sarà perfetta. Posso montarla e sistemarla in poco tempo. Grazie mille. Potrebbe essere utile. Allora. Che ne pensi, Michael? Buongiorno, cittadina. Benvenuta alla Sirta Foundation dell'agglomerato Zakera. No, no, che io non risolvo un cazzo. Non ho potuto non notare i vostri prezzi. Con tutto il rispetto, alla Sirta non interessano i profitti. Parte delle vendite. Voglio fare Garrus, però non so dove cazzo devo andare. Malattie genetiche. Sai cosa renderebbe i vostri servizi ancora più popolari? La sponsorizzazione della donna che ha sconfitto Saren. Oh, oh cielo! Lei è Shepard, vero? Siamo delle puttane. Sarà questo per noi? Sarò ben lieta di concedere. Vendiamo la nostra voce per prendere sconto. Affare fatto. Vedi la fama, vedi la fama. Parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Abba, eh? Lo elaborerò subito per farne una pubblicità. Grazie. Capienza di gel, ottimo. Sembra interessante.
Beh, buono. Il potenziamento nervoso avverte di occasionali effetti collaterali sul controllo motore. Jake adora. E se lo facesse Il luogo sembra questo. Gli scagnozzi del falsario dovrebbero essere all'interno. Ma che davvero, sì? Ma mi dici l'oblio! Ma mortacci tua! Vabbè. Ho appena ottenuto un rimborso e un cambio e mi è stato detto di chiedere qui un nuovo convertitore. Oh cazzo. Oh cazzo. Oblio, non sei esattamente come ti avevo immaginato. L'aspetto può ingannare. Dunque, chi di voi due vuole sparire? Preferirei che tu facessi riapparire qualcuno. Ma noi non forniamo questo servizio. Fa un'eccezione. Solo per questa volta. Dannazione! Svelti! Sparategli! Sparategli, stupidi bestioni! Troppo lento. Non so neanche perché ci provo. Stiamo cercando qualcuno. Un tuo cliente. Non è mio. Non sono Oblio. Lavoro solo per lui. Più o meno. Lo sapevo. Beh, forse allora potresti dirci dove trovarlo. Sì, certo. È nel quartiere industriale. Opera fuori dalla vecchia fonderia prefabbricata. Conosco il luogo. Ha con sé parecchi mercenari. Il sole blu. Arkin ritiene che lo proteggano. Come diavolo ha fatto Arkin a diventare Oblio? Beh, è stato licenziato dall'SSC tempo fa. Ha sfruttato le sue conoscenze dell'SSC e i loro sistemi per aiutare alcune persone a sparire. Poi è sparito lui stesso ed è nato Oblio, per così dire. Interessante, ma questo non cambia nulla. Dobbiamo comunque trovarlo per arrivare a Sidonis. Non vedo l'ora di incontrare di nuovo Arkin. Era il Sono certo che sarà molto felice di vederci. Dobbiamo andare alla stazione di transito. Da lì potremo raggiungerlo. Allora io posso andare? Certo, ma se non troveremo Arkin, torneremo da te. Oh, bene. Chiama un taxi. Lo so. Ascolta, ci è voluto un sacco di tempo per avere questo rimborso. Ho sentito la sua mano nella mia tasca. Quando ho controllato, il mio creditometro era scomparso. Lui e direi lei. Lei sa come sono i guai. Prendono qualsiasi cosa non sia inchiodata sul ponte. Signore, persino la cittadella, bastione dell'ordine, ha dei luoghi oscuri. Molta gente preferisce ignorare distretti simili. Come cazzo si chiama Mortaxi? Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Gli ho appena parlato nel mercato degli agglomerati. Mi ha mandato qui. Su via. Perché mai dovrebbe servirmi un modulo d'ordine? Il mercato degli agglomerati? E perché dovrebbe venire in un magazzino dell'agglomerato Zaghera? Ha detto che li avevano esauriti e che dovevo chiedere qui. Non ha mai parlato di un modulo d'ordine. Sostieni di non aver preso il suo creditometro? No! Stavo solo camminando quando lui si è voltato verso di me e ha iniziato a strillare. Dall'altra parte. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Io non sto capendo veramente. Hai assaggiato i ramen? Sono una prelibatezza terrestre. C'è un bonus là fuori che ha perso il suo creditometro. Per caso l'ha perso. Ma che cazzo me ne frega a me? Non ricordo altri volus nel mio negozio oggi.
Solo quella ragazza della flotta migrante che toccava tutti i volantini. Marco, comunque sei un coglione, guarda. Garrus. Stasera era meglio che stavo offline, insomma. E da oggi che con De Bonzi abbiamo provato a fare una partita, non si sa. Oh. Eh sì, è l'ubriacone. Eccolo lì! Shepard? Non restate lì impalati! Fermateli! Fermateli! Corri quanto vuoi, Arkin! Ti troveremo! Preparate copertura! Ecco fatto. Questo dovrebbe penetrare la loro corazza. Affermativo. Copro le spalle. Uno in meno. Soppressione bersaglio. Sistemi ausiliari. Mi metto al riparo. Marco, ma sei stupido? A destra. L'uomo si sordi. Arkin è qui da qualche parte. Lo sento. Cazzo, se la fa. Io vado! Allarme pronto.
Porca puttana, freddo pure il coso. Bastardi. Ancora, basta. Male, eh? Iridio raffinato. Porca puttana. Porco. Ok, che c'ho mo? Ah, i gridi di buono. Ci stiamo avvicinando. Attenti! C'è l'Orcos. Lassù, dei mech pesanti. Attenta! Ah, ma ce l'ho! Ragazzi, questo coso è di una... Quello è morto. Di una forzutaggine incredibile. Che diavolo starà combinando, Arkin? E così Arkin è passato completamente dalla parte dei cattivi. È sempre stata una tremenda seccatura. Ma non sono dell'umore giusto per i suoi giochetti. Se non collabora, lo porterò ad un passo dalla morte. Mi sembri nervoso, Garrus. Forse Arkin saprà perché Sidonis voleva sparire. Se è così, sa perché siamo qui. E non voglio che avverta Sidonis. Levati! Farfalla! Hai visto? Ho visto qualcosa. Si sta preparando a riceverci. Hai sempre intenzione di uccidere Sidonis quando lo troveremo? Il piano è quello. Sarà rapido e indolore. Contrariamente a quelli che ha tradito, gli verrà risparmiata l'agonia di una morte lenta. È più di quanto meriti, ma mi accontenterò di vederlo morto. Non è un problema per me. Chissà perché lo immaginavo. Restando qui non lo prenderemo di certo. Ti copro le spalle. Oggi ho sbagliato.
Non ho da culo l'ultima, però vabbè. Questo è prezioso. Shepard, mi sono collegata agli scanner del magazzino. Le casse nei trasporti sopraelevati sono allestite in modo da esplodere a contatto col suolo. Buono soccorso. Non ti rialzare. Uno in meno. Elevato. Non scapperò da te, Shepard. Arkin se ne pentirà. Non sono nuovo 29. Oh, merda. Due mech pesanti. Arrivano! Credi davvero di potermi sconfiggere, Shepard? Ma che cazzo? Coglione. Non scapperò da te, Shepard. Arkin se ne pentirà. Vabbè. Risolviamo subito sta cosa, eh? Oh, merda. Due mech pesanti. Arrivano! Credi davvero di poter... Passiamo. Sta per scoppiare. Thank you.
ci è mancato poco, ma non abbastanza. Allora, Oblio, non sei riuscito a scomparire, eh? Quanto pare. Su via, Garrus. Possiamo trovare un accordo. Cosa volete? Sto cercando qualcuno. Beh, sembra che entrambi abbiamo qualcosa che l'altro vuole. Non siamo qui per chiederti un favore, Arkin. Ma non mi dire. Hai aiutato un mio amico a sparire. Devo trovarlo. Temo che avrò bisogno di qualche informazione in più. Si chiama Sidonis. Sidonis Alcura. È un Turian, viene da... So chi è, ma non vi dirò nulla. Arkin, non deve per forza finire male. Fottiti. Non rivelo mai informazioni sui miei clienti. Nuoce agli affari. Sai cos'altro nuoce agli affari? Un collo spezzato. D'accordo, d'accordo, ma toglimi le mani di dosso! Terminus ti ha davvero cambiato, Garrus? No, ma Sidonis mi ha aperto gli occhi. Ora organizza un incontro. Vado. Garrus è incazzato pure. Sì, sono io. È possibile che la tua identità sia compromessa. È per questo che ti chiamo. Ti manderò un agente. Dove vuoi incontrarlo? D'accordo, non preoccuparti. Ho tutto sotto controllo. È fatta. Vuole incontrarti di fronte al salone orbitale, a mezzogiorno. Dunque, se abbiamo finito, andrò a... Non credo proprio. Ora sei un criminale, Arkin. Allora? Vorresti uccidermi? Non è il tuo stile, Garrus. Ucciderti? No. Ma non mi dispiacerebbe rallentarti un po'. Non c'è bisogno di sparargli. Ora non sarà in grado di nascondersi dall'SSC. Pare che sia il tuo giorno fortunato. Già. Spero di rivedervi molto presto. Non gli ho sparato. Coraggio, andiamo. Sarà meglio che Sidonis sia lì, o tornerò a finire il lavoro. Affattivo molto. Arkin è una dannata minaccia. Non avremmo dovuto lasciarlo andare. Meritava una punizione. Stai iniziando a preoccuparmi, Garrus. Sei stato piuttosto duro con Arkin. Non credi che lo meritasse? È solo che non è da te. Cosa vuoi da me, Shepard? Cosa faresti se qualcuno avesse tradito te? Non lo so, ma non lascerei che ciò mi cambi. Avrei detto la stessa cosa prima che capitasse a me. Non è troppo tardi. Non sei costretto a farlo. Se non assicuro io Sidonis alla giustizia, chi lo farà? Nessun altro sa ciò che ha fatto. E a nessun altro importa. Non vedo alternative. Lascia che gli parli io. Di quello che vuoi, ma non cambierò idea. Non mi interessano le sue ragioni. Ha cercato di fregarci. Merita di morire. Capisco cosa stai passando, ma vuoi davvero ucciderlo? Apprezzo il tuo interesse, ma io non sono te. Non sei neanche te, al momento. Davvero? Ho sempre odiato le ingiustizie. Il pensiero che Sidonis possa farla franca. Perché dovrebbe continuare a vivere, mentre 10 bravi uomini giacciono in tombe senza nome? Mi spiace, Shepard. Non basteranno le parole per risolvere il problema. Devo prepararmi. Dall'aggiù avrò una linea di tiro libera. Cosa devo fare? Fallo parlare e non metterti in mezzo. Ti avvertirò quando l'avrò nel mirino. Fammi un segnale, in modo che io sappia quando sei pronta. E io sparerò. Farai meglio ad andare. Presto sarà qui.
Shepard, mi senti? Forte e chiaro. Bene, eccolo lì. Fagli segno di avvicinarsi e fallo parlare. Facciamola finita. Sei sulla linea di tiro. Spostati di lato. Non ci vorrà molto. Sei una degli scagnozzi di Arkin? Non ricordo di averti vista prima. Ci siamo. Continua a farlo parlare per qualche secondo. Mi avevano detto che Arkin era uno dei migliori. Sarà meglio che non si ripeta. Non accadrà. Non preoccuparti. Cosa? Oh, merda. Tradimento ripagato, Sidonis. È stato piuttosto facile. È questo che succede quando le cose diventano personali. Devo assicurarmi che sia finita. Sì, è finita. Ora posso passare oltre. Lieta di sentirlo. Grazie per avermi aiutato, Shepard. Andiamo, devo allontanarmi da questo luogo. Ti seguo. Ti seguo. Allora, torniamo alla Normandy e andiamo a fare il coso della ladra. Poi penso, basta, abbiamo finito. Nel senso, dobbiamo solo fare quello dei collettori. Credo. Non sono sicuro. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Vediamo un attimo, Luke. Allora. Ok. A posto. Allora, dobbiamo andare all'appuntamento. Che ha detto quella. Dopo il appuntamento, come stiamo messi? Posto. Aiuta Kasumi a cacqua. Thank you.
se è povero ci fanno un cazzo. Madonna, ma tutti poveri, io. E che cazzo? Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Solo iridio qua ci sta. Solo iridio. Ma vaffanculo, va. Aiutiamo Kasumi, va. Esaurito, ottimo. Ottimo. Allora, ragazzi, oggi stacchiamo 11:30, eh. Ok, non riuscirà a toglierle gli occhi di dosso. Probabilmente ora è un buon momento per raccontarmi tutti i dettagli. Hai aspettato con grande pazienza. Il nostro amico Hawk dà una festa per i suoi amici più intimi. Una ventina dei peggiori bugiardi, truffatori e assassini di massa che si possono incontrare, tutti a portare doni in tributo a quell'uomo. Il nostro tributo è un'adorabile statua del tuo vecchio amico Saren, riprodotta in ogni dettaglio e piena delle nostre armi e corazze. Vedi? Ho pensato a tutto. Una volta dentro, raggiungeremo il cavo di Hawk, da qualche parte nel retro della sala da ballo. Poi ci occuperemo della sicurezza e inizieremo a bypassare i sistemi. La statua dovrebbe essere lì, in attesa di essere aperta per armarsi. Infine entreremo nel cavo e riprenderemo la Grey Box di Keiji. E poi potrò finalmente dirgli addio. Cosa c'è in quella Grey Box che la rende tanto preziosa? La bella Mark! Contiene tutti i ricordi di Keiji. Apposta, un po' de gallo. Te? Tutto quanto, dai codici, ai piani che ha rubato, a tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme. Nascosto tra quei ricordi c'è il segreto che ha rubato. Il primo piano sulle tette. Non ho mai detto di cosa si trattasse. A posto, proprio. Ma quelle informazioni l'hanno fatto ammazzare. Andiamo. Sarà piuttosto interessante. È per questo che lo faccio. Grande Mark. Eccoci arrivati. Ma se avessi di oro. Dopo di lei, signorina Gunn. Arrivo, tesoro. Attenda un momento, signora. Sembra che ci sia un problema con la statua. C'è qualche problema? No, signor Hawk. Sto solo facendo una scansione. Non credo di conoscerla. Donovan Hawk. Allison Gunn. Piacere. Signore, gli scanner non rilevano nulla. Dubito che i nostri ospiti siano venuti solo per causare problemi, non credi? Può passare, signorina Gunn. Dopotutto è un'invitata. Ma devo chiedere alla sua compagna di attenderla fuori. Lei comprende, spero. Nessun problema. L'ospite è lei. Si gode il ricevimento. Beh, non è andata come mi aspettavo. E ora che facciamo? Proseguiamo con il piano. Dovrei essere soltanto tu a parlare. Io resterò nascosta e cercherò di seguirti come meglio posso. Ci terremo in contatto radio, nel caso qualcosa andasse storto. Dobbiamo cercare la porta e occuparci della sicurezza.
penseremo al prossimo passo. Ma tranquillo, Mark, vai tranquillo. Sabato sera bisogna divertirsi, bisogna andare a uscire, fare cose. Dai, Mark. Quella? Un rapido dispiegamento di forze, un po' di pre... Signorina Gunn. Dobbiamo occuparci del Kavogan. Potrei chiacchierare con Hawk più tardi. Le stanze private di Hawk sono interdette senza l'autorizzazione. Non vedo l'ora di entrare, ma prima dobbiamo cercare il Kavo. Quello là? Alcuni sostengono che il comandante Shepard sia ancora viva. Bah. Oh, per favore. Dobbiamo controllare il cavo. Anche a te, Mark. Anche a te. Mi raccomando, non fa danni, però, eh. Cosa ne pensa di quell'Archangel? Ho sentito dire che è morto. Dai, Mark. Ho sparito nel nulla. Era ora, dico io. Molto bello. C'è più di quanto mi aspettassi. Ah, così questo è il colpo. Serratura vocale protetta da password, barriera cinetica e scanner del DNA. Sembrerebbe un modello EX-700. Tutto il necessario per un cavo impenetrabile. È forse un problema? Per favore, ricordati con chi stai parlando. Avremo bisogno di un campione vocale per la serratura. Dovrai andare a chiacchierare con Hawk per ottenerlo. Inoltre, dovremo scoprire la password. Il DNA? Un gioco da ragazzi. Dovremmo trovare diversi campioni di DNA nelle stanze private di Hawk. E la barriera? Basta tagliare l'alimentazione. Non si può sbagliare. Basta trovarla. E porca puttana! Poteva superare un sistema simile a occhi chiusi. E io sono più abile. Mettiamoci al lavoro. Non ha detto niente, ma va bene così. Dopo di lei. Signorina Gunn, è un piacere vederla. Spero che l'incidente all'ingresso non le abbia rovinato la serata. Capisco la sicurezza, ma chi mai oserebbe infiltrarsi nell'abitazione di Donovan Hawk? Gunn, nel nostro lavoro noi attiriamo un certo tipo di individui. Pochi comprendono la fatica che facciamo per tenere a bada i barbari. Di questi tempi la gente vuole conforto. Intrattenimento, amore. Non capiscono quanto sia fragile la galassia. Devono preoccuparsi soltanto dei semplici lussi. Perché? Perché la gente come me e come lei fa tutte le cose terribili che tengono in piedi la galassia. Questo ricevimento è per noi, gli spazzini, la struttura di supporto della splendente illusione di pace della galassia. Che ci sia sempre un mercato per ciò che facciamo. Un pezzo da vedere bene, dai. Ah, ti avevo detto di farlo parlare e tu l'hai fatto parlare. Ora ne abbiamo abbastanza per un campione vocale. Lascialo andare. Si gode il ricevimento, signorina Gunn. Una volta trovata la password, potremo superare quello scanner vocale. Le stanze private del signor Hawk sono interdette agli ospiti privi di permesso. Non importa. Si goda la festa. Stanze private. Dobbiamo riuscire a entrare. È il luogo più indicato per cercare DNA di Hawk. Come? Come entriamo? Pronta al tuo ordine! Ok. Non potete stare qui. Doloroso.
un'idea. Vediamo cosa trovi. Oh. Perugia. Trovato qualcosa? La password è Perugia. Ah, ah, Perugia. È il nome dell'uomo che ha rubato la Mona Lisa. Forte. Sono entrata nelle loro comunicazioni. Potrebbe tornarci utile. Ora devo solo prendere il campione vocale ottenuto da Hawk e... Fatto. Ora possiamo bypassare lo scanner vocale. Ha sentito? Santiago è stato attaccato nella sua stessa base. Vero? E da chi? Niente meno che da Zaid Massan. Fortunatamente. Che culo. Pazzi. Cerca qualunque cosa contenente dei campioni di DNA utilizzabili. Sii rapida e silenziosa. Non è un gran campione di saliva, ma è pur sempre utile. Tuttavia, ci servirà dell'altro per superare lo scanner. Un'interfaccia olografica. Non troveremo alcun campione qui. Probabilmente possiamo recuperare il DNA di Hawk dal datapad. Sembra che l'abbia utilizzato parecchio. Ma non sono sicura che ce ne sia abbastanza. Continuiamo a cercare. Aha. Hai trovato un campione? No, un creditometro. Niente capelli o frammenti di pelle. Le governanti sono molto meticolose. Porca puttana. Oh! Buongiorno, è ora di svegliarsi. Accidenti. Non potete stare qui. Hai visto? Non posso! Ho perso gli scudi! Mi metto al riparo! E sta giù! Ce ne sono altri? Vuoto. Peccato, un mozzicone di sigaretta sarebbe stata un'ottima fonte. Oh. Niente DNA, ma... Sembra che Hawk abbia cercato di forzare la Greybox di KG. Sembra che gli manchi qualcosa. Non ha ancora superato la codifica. Via libera. È una pianta. Magari. L'ha toccata, no? Gli addetti alle pulizie non osano toccare simili tesori. Potremmo recuperare dei frammenti di pelle e dalla polvere. Dovrebbe andare. Andiamocene di qui. Ma noi siamo un po' desordi, va. Adesso dovremmo uscire da... No. Usciamo da qua, come se niente fosse?
come se niente fosse. Ok, va bene. Che è rimasto da fa'? Fatto, fatto. Ok. Ci sarà qua una sorta di contatore. Ho sentito dire che la cassaforte del signor Oak è davvero incredibile. Chi può dirlo? Non lascia avvicinare nessuno. Attenzione, la barriera è ancora attiva. Dobbiamo disattivarla per raggiungere la porta. Sembra che il cavo elettrico della barriera passi sotto questo pavimento. Imposterò il tuo factotum per esaminare i campi elettromagnetici. Un secondo. E questo dovrebbe disattivare la barriera. Ok, abbiamo fatto quindi, no? Quante ce n'hai? Davvero delle belle feste. Già, tuttavia la scelta degli invitati non è esattamente di mio gradimento. E sti cazzi. Ci siamo, la barriera. Io controllo le telecamere. Tu vai avanti e vestiti. Ok. Ghiappette. Questo è il cavo. E mi coglionò. Ma quello è un ogre. Da Dragon Age. Ecco il cavo di Oak. Carino. Questo scanner si focalizzerà sulla Greybox. Non è lontana. Oh, immagina incontrare quella cosa in Che figo. Che cazzo ci hanno messo? Salvo la libertà. Non si disturbi, signorina Goto. È protetta da un codice. Avevo il presentimento che fosse lei all'ingresso. Sapevo che se era davvero lei, sarebbe entrata comunque. Mi conosci? Non mi piace deludere la gente.
Mi occorre ciò che c'è nella sua Grey Box, Kasumi. Sa che sono disposto a ucciderla per averla. Ammetto che la sua abilità è notevole. È entrata nel mio cavo come se l'avessi lasciato aperto. Ma morirà comunque, urlando come il suo vecchio amico. Questo lo vedremo. È qui che entrano in gioco le tue capacità speciali, Shepard. Coraggio. Cioè? Arriva qualcuno! Divento invisibile! Drone! Attenzione! Hai diventato invisibile! No! Controllo le planimetrie. C'è una zona d'atterraggio a est. Usciremo da lì. Joker, mandaci la navetta, subito! Quella è una locusta di cassa. Anzi, la locusta di cassa. Che cazzo è? L'arma che ha ucciso due presidenti. Magnifica. Sono certa che Hawk non dispiacerà se la prendiamo in prestito. Possiamo sfruttarlo! Ok, Mitra, ok. No, ho sbagliato. Dove cazzo sta? Arriva qualcuno! Ci siamo andati! Non dura un cazzo sta pistola. Sto Mitra, scusami. Ottimo. Ora mi vedi? Sono scesi dal cavo! Bloccateli! Dannazione! Dobbiamo trovare un'altra strada. È questa. Oh. Ho fatto così io. Quanti soldi mi dai? Porca puttana! Pesanti per far saltare quelle cisterne.
pesanti per far saltare quelle cisterne. Ci vorranno delle armi più pesanti per far saltare quelle cisterne. Ah, armi più pesanti, quindi questa. Ci vorranno delle armi più pesanti per far saltare quelle cisterne. Ah sì, c'ho solo queste io. Porca puttana. Attenti! Dove è andato qua? Ah, c'è sbagliato? Ah, forse bisogna... Non combattermi, Kasumi. Sai cosa è successo al tuo ragazzo? Ti permetti di parlare di Kenji? Abbiamo qui. Teneteli impegnati, me li occuperò personalmente. Accostamento! Sono stata io. Dove cazzo sto andando? Non lo so. Buono.
risolverla con le buone, Goto. Ora lascia che ti mostri le cattive. A sinistra! Preparati! Cazzo. Più avanti. Ora mi vedi? Date pure le armi. La nave è tornata con gli scudi al massimo. Una volta salita sulla nave, potrò disattivare gli scudi. Mi metto al riparo. Cosa hai detto al tuo amico Kasumi? Che lo fai per amore? Devo raggiungere la nave. Fai fuori quelle... Oh, porca puttana. Sistemi ausiliari. No, non l'ho visto. Anche se non ci dai, se caccerò tutta la galassia. No! Davanti a noi! Tada! Ho quasi finito. Arriva qualcuno! No! Allora, scazzo. Occultamento. Attenzione, ragazzi. Voglio mantenere intatto il suo... Ossio. No. Diciamo che i negoziati erano finiti già da un po'. Oh. Porca puttana, mi si è abbassata la sedia. Scusate.
Kasumi, se stai guardando questo, significa che sono morto. Le informazioni che abbiamo trovato sono tutte qui. È roba che scotta, Kasumi. Se il Consiglio dovesse venirne a conoscenza, l'Alleanza potrebbe esserne coinvolta. Kasumi, io... ho criptato le informazioni per tenerle al sicuro. Ho inviato la chiave di decodifica alla tua Grey Box, in modo che nessuno potesse ottenere l'intero pacchetto. Ma se sono morto, e se qualcuno sa di questa cosa, allora ti ho reso un bersaglio, amore mio. Mi dispiace moltissimo. Keiji. Ti conosco, Kasumi. Vorrai conservare per sempre quei ricordi. Ma non ti serve un impianto neurale per sapere che sarò sempre con te. Ti prego, Kasumi, distruggi questi file. Non posso fare altro per proteggerti. Io non posso farlo. È tutto quello che mi resta. Addio, Kasumi. Ti amo. L'hai sentito, Kasumi. Voleva che distruggessi le informazioni e che ti salvassi. Lo so. È solo che... non posso. È tutto ciò che mi resta di lui. Se ti risulta più facile, posso farlo io. Io? D'accordo. Fallo in fretta. Ti prego. Se volete ve lo rimetto se vi è piaciuto sta scena. Il colpaccio. Ok, allora ragazzi, ragazzi, si può dire che tocca fare l'ultima missione di Mass Effect. La facciamo la prossima settimana, perché ho la testa che mi schioppa, non la faccio più. E, oggi è stata una giornata terribile, terribile, terribile. Lo sa pure The Bonsai. Quindi meglio andare a dormire. Un'ultimissima cosa, un attimino. Facciamo così. Aspetta, questa è una piccola sorpresa che voglio farvi. Questa nemmeno del bonsai asa. Perfetto. Ho sbagliato? Ok. Sì. No, oggi guarda. Oggi non sapevo giocare, io già l'avevo detto. Aspettate. Pensavi che mi ero dimenticato, eh? Eh? Pensavi che mi ero dimenticato, eh? Col cacchio, mottavi pure. Era questa la sorpresa, niente di che.
non lo so perché si è sentita l'allerta. Io non lo so, non lo so. Vedrò nei prossimi giorni. Adesso voglio solo dormire e decidere in game. Questa era la punizione, Ila. Questa era la punizione. Io non lo volevo fare, mi hai costretto tu, e allora io ho dovuto intervenire a gamba tesa. Oddio, è partita. Vabbè, signori, ci vediamo domani sera con Green Hell. Ci siamo io, il buon Spectro e The Bonsai, che domani se parte proprio a sprombattuto, voglio esplorare, basta, fa a base. Cioè, allora, abbiamo i letti, abbiamo tutto, Partiamo. Mi sono rotto il cazzo e sta alla base, d'accordo? Posso rompermi il cazzo? Chi pensa che sia giustificata questa cosa? Chi pensa che dovrebbe esplorare? Chi pensa che invece non siamo capaci di questo gioco? Ok, è un attimo per triggerare Bonsai. Vabbè, ragazzi, ci vediamo domani sera. Mi raccomando. È un corpo spugnoso, non puoi romperlo. Che cosa? Pupi. Io mi sto perdendo, state facendo tutto voi, Eila. Vabbè, signori, ciao, domani. Mi raccomando. Ah, domani si va a una comune, quindi mannaggia quel porco de...